È evidente il paradosso, le imprese non vengono pagate e se non pagano gli oneri collegati al lavoro che non viene pagato, non sono pagate per la seconda volta. La cooperazione, i cooperatori e le cooperatrici si trovano nella situazione di dover anticipare due volte, sia sul fronte dei servizi del welfare, che garantiscono facendosi carico di un'importante anticipazione di risorse, sia sul fronte della fiscalità generale, alla quale anticipano versamenti relativi al lavoro dei soci che è stato svolto senza essere pagato. Non diciamo cose nuove, lo sappiamo, è da tempo che le associazioni di rappresentanza denunciano questa situazione ad ogni occasione di incontro con le amministrazioni elettrici. Dalle risposte dei rappresentanti della pubblica amministrazione sono emerse consapevolezza del problema e qualche provvedimento di indirizzo. Ora, le cooperative sono i creditori. Toccherebbe ai debitori cercare il modo di estinguere il proprio debito, ma non venendo meno al senso di responsabilità che la cooperazione ha dimostrato in molti anni di lavoro e di storia, le imprese aderenti all'Alleanza delle Cooperative Italiane avanzano attraverso il presente documento le seguenti proposte concrete. Primo, l'obiettivo prioritario deve essere l'inversione della tendenza negativa in atto. La situazione è al collasso. Due, deve essere chiarito il rapporto tra obbligazioni contrattuali di pagamento per i contratti di servizio in corso e patto di stabilità. Troppo spesso questo rischia di essere causa e o giustificazione di ritardi che non dovrebbero avere motivo di esistere, visto che gli appalti di servizio sono per lo più pluriennali, con spesa preventivabile in relazione alla disponibilità di cassa. La certificazione dei crediti da parte delle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere non solo uno strumento per scontare il debito in banca, ma anche uno strumento che consente alle imprese di compensare i propri debiti fiscali e contributivi con ovvia rivalsa dell'ente creditore rispetto all'amministrazione debitrice. 4. Il credito certificato dalla pubblica amministrazione.